Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina a Gela, al Parco archeologico delle Rimembranze, nel cuore dell'area archeologica, alle spalle del Museo regionale. Si è così rischiato di perdere i reperti archeologici presenti nell'area. Le fiamme divampate nel canneto e nelle sterpaglie hanno infatti lambito la colonna dorica, unica testimonianza appartenente ad un tempio dedicato ad Atena, e alcune abitazioni esistenti in una zona a fianco dell'area archeologica, raggiungendo anche alcuni resti dell'acropoli. A sedare l'incendio, alimentato dalle alte temperature e dal vento, i vigili del fuoco del locale distaccamento e la protezione civile intervenuti sul posto, i quali hanno lavorato per oltre 5 ore prima di spegnere definitivamente le vampe e mettere in salvo l'ingente patrimonio archeologico. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio, indagini in corso. Guardi, io sono in vere, però posso dire con assoluta certezza che la manutenzione che noi facciamo grazie agli operai del nostro museo, riusciamo a evitare che gli incendi possano arrivare nelle mura, che noi dobbiamo obbligatoriamente guardare proprio di queste cose. Quindi, anche sebbene c'è stato un incendio, a quanto mi dicono, abbastanza proprio grave, perché le fiamme arrivavano molto alte, ma sicuramente nelle zone dove a noi interessa tutelare, le fiamme non sono sicuramente arrivate. Una volta che le fiamme hanno bruciato le case, che sono, anche se non sono proprio in prossimità delle mura, sono state bruciate, sicuramente no, ma già da prima le mura non erano a rischio, perché le erano, come le ripeto, erano già state tagliate dai nostri custodi.